Contatta Torrens, allora, rieccoci in questo secondo episodio di Alien Isolation. Allora, io in realtà non è che sia passato tanto tempo da quando ho registrato il primo. Io l'ho registrato stamattina il primo e comunque l'ho fatto uscire proprio già ora, sabato. Sabato? Non so, ora questo video qua, non so se riesco a farlo uscire anche subito. Stavolta però c'è una differenza. Diciamo, ho lavorato un po' su un aspetto, è la webcam. Sto facendo in modo che compaia diversamente, magari che ne so, se devo fare scene in cui magari mi spavento, spero che non ci siano, però spererei. Sto facendo in modo che la webcam sia divisa dal video del gioco. Quindi se in modo che il gioco sia bello lì, carino, stupendo, che nessuno gli dica niente, e la mia webcam sia a parte. Eravamo rimasti nell'ultimo episodio a un problema di fondo, però dove cavolo è l'ascensore? Divertente. Pulite la stanza e uscite dalla botola nel mezzo del balcone. No, non me lo puoi dire veramente, no. Non me lo stai dicendo. Non me lo stai dicendo, sei serio. In questa stanza, nel mezzo, a terra, ci dovrebbe essere una botola dove noi possiamo andare nel condotto di reazione. Madonna mia, ma come ho potuto arrivarci? Io pensavo di aver guardato tutto, invece non ho guardato qua a terra. Bene, ma non benissimo. Allora, sinceramente, arrivato a questo punto non ero molto pronto a rigiocare ad Alien. Ai ai ai. Ho paura, potrei avere paura. Perché i razzi, santo. Allora, diciamo, i razzi li ho finiti. Genio che non sono altro. Aspetta, non si vede qua sopra, forse. Esci fuori. Siamo arrivati finalmente dall'altra parte. Wow! Grande! Meno male. Oh, finalmente stiamo potendo forse andare avanti nel gioco. Ottimo. Questo comunque penso sia una gran cosa. Questo dannato posto cade a pezzi. Hai ragione. Devo fare. Ah, aspetta, usa. Ah, lo posso spostare. Che bello. Ora posso entrare qua, ma prima di andare lì c'è qualcos'altro che posso vedere di qua? Può essere ci sono pezzi di qualcosa? Magari no. Vabbè. Allora direi di. Se non c'è altro qui. Siamo sicuri? Non c'è proprio niente? Niente. Pare di no per ora. Vabbè, andiamo. Mi pare. Ok. Ok, perfetto. Ogni volta, oh. Ok. Oddio. Sapete qual è la cosa? Non è che. Allora, non è che sta ancora succedendo qualcosa che fa paura effettivamente, ma è tutto il rumore, il volume nelle orecchie, fottuto, ma no, un attimo solo. Mi ero reso conto che il volume del gioco nella registrazione forse era più basso del solito. L'ho rimesso altissimo, in modo che comunque io tecnicamente le due fonti, la mia voce e la fonte dell'audio del gioco, sono separate. Quindi sto cercando di fare tutto questo gioco di separazioni di audio, video. Voglio proprio una qualità bellissima quando devo registrare. Spero che comunque così sia. Spero davvero, perché sennò mi attacco. Perché appunto, pensate di stare registrando il video, magari c'è una scena forte, lo spavento, eccetera, e alla fine rendersi conto di non averla registrata quella determinata scena. No, ovviamente sarebbe orribile. Perché hanno il cavolo di razzo, fitto il razzo, mannaggia, li ho usati nel peggior modo di sempre. Qua possiamo andare, ma prima di andare c'è qualcos'altro che possiamo vedere?
A terra che c'è cadaveri? No, pure sono semplicemente, come si chiamano? Vabbè, non voglio sapere cosa c'è. Comunque, stanno respirando almeno. Non vedo movimenti. Sì, vabbè. Andiamo qua. Ma c'erano delle scale? Più avanti deve esserci l'uscita. Aspetta però. Piede di porco necessario. Beh, qua non posso fare molto, quindi l'unica cosa che mi resta da fare è andare là effettivamente. Dove c'era quel portellone là che era aperto. Stai tranquilla, Ripley. Insieme possiamo fare grandi cose. No! Il gatto! Come nel film! Oh no, proprio il gatto. Usa. Uno. Due. E tre. Dai, forse stiamo arrivando da qualche parte bella. Boh. Ma come non troviamo niente? Oh, madre santa. Io sono proprio convinto di voler giocare a questo gioco. Non c'è. Non vedo niente a terra, mi serviva il fottuto razzo. Io li ho sprecati perché non capivo cosa fare. Aspetta, oddio! A posto! Non penso che stia bene quello. Torce al plasma. La madonna. Tutte torce servono in questo gioco. Dobbiamo ritornare alle scale. Forse. Perché effettivamente. Perché effettivamente qualcosa l'abbiamo fatta attivando il generatore. E ora infatti possiamo entrare là, ma prima vediamo se c'è qualcosa. Vabbè, non c'è niente da fare. Allora, finalmente siamo andati. Cioè, piano piano, vedete, si va avanti. Ah, posso nascondermi. Quindi fatemi capire. No, no, non è vero. Questo qua è uno di quei giochi dove ci si deve anche nascondere. Ditemi che non è vero. Io non voglio dovermi nascondere. Non so. Non voglio, ho paura. Ho paura. Va bene, allora andiamo. Ma non c'è proprio niente. Nessun oggetto, nessuno tiriti. Niente di niente. Andiamo un attimo qua. E là, buongiorno. Salve. No, non pare ci sia niente. Devo controllare sempre anche a terra. L'unico posto, l'unica porta aperta. Allora, vediamo un po'. Ma a terra io non capisco cosa c'è poi. Sono macchie di qualcosa. Ok. Tutto nella norma. Ok. O sto piede di porco non esiste. Un altro. Già. Praticamente muoiono tutti. Porca miseria. Non è possibile che se ne muoiono tutti in questo gioco. Nel film non mi ricordavo esattamente che succedesse questo. Almeno dipende. Oh, wow. Ok. Oh, dobbiamo entrare qua dentro per forza, mi pare. C'è altro da fare. Saliamo, andiamo su. Ok.
Il piede di porco. Credo che serva più a me che a te. È normale. Hai il piede di porco? Oh, grazie. Io sono un porco. Allora, fammi pensare. Non c'è altro che possa fare qua, vero? Togli spranga. Ah, ho piede di porco. Ah, tieni premuto. Wow. Beh, con piede di porco si possono fare tante cose. Comunque, ok, buono. Ci siamo un attimo portati avanti. Quindi qua possiamo togliere le spranghe, fondamentalmente. Quindi abbiamo capito che si fa così. Ok, e premia. Buono, buono. Quindi stiamo in questo modo aprendo tutte le porte. Qua ci sarà qualcosa per forza, dai. Pezzi di metallo. Non è tutto, si riproduce. Tutto interrogato, Heist. Ho detto bene, vero? Heist. Ascolta, se non riesci a dirmi nemmeno come ti chiami, resteremo qui un bel po'. Voglio solo sapere del tuo capo. Ti ha messo tutti nei guai. Qualcuno dovrà risponderne. E farò davvero in modo che qualcuno ne risponda. No? Fai il duro, eh? Turner, spegni il registratore. Magari il nostro amico è solo timido. Sì, solo timido. Può essere tutto. Comunque, usciamo da qua. Dov'è che devo andare? Qua c'è lo stato? Bene. Ogni tanto partono dei suoni molto simpatici. Non so, normalmente solo. L'altra porta invece. Quante porte ci sono? Madonna. Aspetta, io dove sono venuto? Ah, io qua l'avevo già vista. Niente. Penso che posso tornare indietro da qua. Ora abbiamo il piede di porco. Possiamo andare qui, mi sa. Vediamo se è vero. Sì. Oh. Direttamente. Finalmente un filmato. I filmati sono più rassicuranti. Sì. Stai ferma. Mi chiamo Ripley. Da dove arrivi? Ripley! Da fuori, da una nave. Non ci sono navi. Ora sì. Beh, buone notizie, perché qui non ce la passiamo bene. C'è stata un'esplosione, ha fatto tremare tutto. Lo so. Malocchezza. Quello è l'ultimo dei nostri problemi. Ah sì? Sì. C'è qualcosa su questa stazione. Non ci crederesti mai. Di che parli? Un assassino, capisci? Ok. Ok. Come ti chiami? Axel. Stavo salendo a bordo con due colleghi. In Eva. L'esplosione ci ha separati. Mi aiuti a trovarli? Perché? Perché sembri conoscere il posto. Sì, ma perché? Che ci guadagno? Un posto sulla nave. E perché dovrei fidarmi di te? Devo trovare l'area comunicazioni. Devo contattare la mia nave. Oggi sei fortunata. Andiamo, tesoro. La Sixon Communications è nella torre Sistek. Non è vicinissima, ma con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'area di carico. Ma stai attenta, in quel posto ci sono spesso guai, ok? Ok. Devo dire... Oh, bene. Dobbiamo riuscire forza, a... Forza, non voglio restare qui a lungo. Per fortuna ora non siamo da soli. Devo dire che quando non si è da soli è sempre meglio.
Quindi facciamo così e premi A. Wow. Molto bene. Eri tu che mi seguivi allora. Dovevo tenermi a distanza. Qui non si può rischiare. Sei un tipo curioso, eh? Però buio, non c'ho un razzo. Mannaggia. Resta vicino a me. Cosa? Ehi, non muoverti. Ok. Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io Babbo Natale e lei è un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Non c'è tempo da perdere, andiamo già. Dobbiamo arrivare all'area comunicazioni, potete aiutarci? Non ci serve il loro aiuto. Non dirgli niente. Senti, ho fatto funzionare l'ascensore. Gianna, andiamo. Ok. Mi dispiace. Buona fortuna. Bello. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati. Ognuno pensa a sé. È più sicuro così. Non so quanto sia più sicuro, però se lo dici tu. L'importante è che, bene o male, abbiamo Axel che ci fa compagnia qui. Spero che la tua nave esista davvero. Dubiti? La mia nave esiste come? Aspetta, chiamo l'ascensore. Finalmente, comunque, a proposito di ascensori. Lasciami fare, questo posto è vecchio, serve un tocco speciale. Oh, guardate, delle immagini molto succulenti. Beh, che stai aspettando? Premi il pulsante. Scusa. Cerca di non fare rumore, potrebbe esserci gente qui. Sarebbe carino se tu mi dicessi che diavolo sta succedendo, adesso. Senti, tesoro, quando saliamo sulla tua nave, ci rilassiamo e chiacchieriamo quanto ti pare davanti a un caffè. Già, sulla mia nave. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene, come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, ma è qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No, qualcos'altro. Un mostro. Ah. Quanto cavolo ci mette sto ascensore? Un assassino, un mostro. Quindi comunque già c'è all'orario. Prima del previsto. Non voglio. Vabbè. Qui comunque non mi pare sto trovando gente. Cazzo! Dobbiamo muoverci! Di qua! Sta giù! Ma che stronzate! Dovremmo cercare una via d'uscita! Sei fuori di testa! Non ci sono vie d'uscita. Almeno qui saremo al sicuro. Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa. E ora smettila, mi stai innervosendo. Quindi comunque in questo gioco abbiamo a che fare anche con nemici umani. Quindi ecco quando nei menu, nei caricamenti. Dovremmo aggirarli. C'era scritto tipo. Seguimi. Aspetta, sto arrivando. Quando nei caricamenti c'era scritto tipo. I nemici. Se attende, mala. Oh no. Non so quanto sia rassicurante sta cosa. Aspetta. Amici tuoi. Mi sono già scontrato con questi tipi. Non gli piacciono gli estranei. Nemmeno quelli gentili come me. E tu sei gentile. Dai. Non lo dico così per dire, cara. Se vuoi andarne a salutare, peggio per te. Quelle non sono armi giocattolo. Qualcuno dovrà pur fare qualcosa. Lo stanno facendo. Si chiama sopravvivenza. Ma io penso invece la cosa migliore è che tra umani. E ora tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. Tra umani invece ci dovrebbe essere questa cosa qua di aiutarsi a vicenda per andare contro il mostro. Non che c'è questa cosa qua. E tu vivi qui? Che ci posso fare? Il mio maggiordomo è in ferie. Prendi quello che ti serve. Non sappiamo quando ci ricapiterà. No, comunque l'ho detto, lo ribadisco. Non so che è stato qui per una settimana. Ti assomiglia. Aspettando una nave, aspettando te, immagino. A Fallout come gioco comunque. Questo posto resta al buio molto spesso. Porta quella torcia con te. Cerca di non restare senza batterie. Chi vuole restare senza batterie? Prendiamo la torcia, finalmente abbiamo una torcia. Bello. Stai attenta a come la usi però. Non dobbiamo farci vedere, andiamo.
questa parte. Abbiamo pure la torcia, la possiamo ricaricare a quanto pare. E ora? Controllo il condotto. Dovrebbe essercene un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Che ne dici di dare un'occhiata? Restiamo qui finché non avrai trovato quel condotto. Le batterie si esauriscono in fretta. Sto cercando di non usarle troppo, anche se l'istinto mi dice di usarle, ma... Axel, è questo. Aspettami, arrivo. Vieni, vieni, arriva. Con calma, più calma di così. Lo sapevo che era qui intorno, visto? Ci penso io. E dai, pensaci tu. Forza. Batterie, sono fuori uso qui. Se li sto seguendo, tranquillo. Non è una buona idea restare troppo a lungo qui. Lo so. Penso che ci siamo arrivati tutti. È così che tutti si spostano qui? Solo chi vuole restare vivo, principessa. Torres, allora è la tua nave, eh? Eh sì. Zitta, ho sentito qualcosa. Tu lo dici zitta a me. Sì, ho capito, va bene. Dobbiamo raggiungere gli altri, qualcosa non va. C'è sempre qualcosa che non va. Forza, non lo facciamo innervosire. Come sta andando? È tutto a posto? Seguimi. Ti seguo. Vai avanti tu. Aspetta. Che succede? Qualcun altro è stato qui. Tenete gli occhi aperti e le armi pronte. Sparate a chi non riconosce. Ricevuto. Restate qui, io controllo le scorte. Credo comunque che ci servono più scorte. Sono ormai armi, cibo. Troppi da affrontare. Ne troviamo. Affrontare. Dobbiamo comunque riuscire ad aggirarli. Il bordello in fondo. Come? Troviamo un reversivo. Il generatore. Se saltasse dovrebbero andare a controllarlo. Tu sei più piccola di me, farai meno rumore. Ottimo. Chi di voi ha controllato le scorte per ultimo? Io. Perché? Perché ti sei servito per bene. Che cosa cazzo vorresti dire? Ehi, è stato con me per tutto il tempo. Mancano cibo, munizioni, medicinali. Se non è stato uno di noi, avevamo ragione. Qualcuno è stato qui. Non va bene. Dovremmo essere al sicuro qua giù. Merda. E il blocco che ha messo giù? Ci sono appena passato, è tutto sigillato. Occhi aperti, tenete le armi pronte. Qualcuno dovrà dirlo al capo. Capo? È solo il commesso di un negozio. Ah sì? Pensi che tu potresti fare di meglio? Non sta dicendo questo. Sto solo dicendo... Piantatela di parlare e aiutatemi a controllare questa roba. Ovviamente se riuscite a chiudere la bocca per più di 5 secondi. Come che devo fare? Devo distrarli. Finalmente vi ho trovato. Ma sono fermi là comunque, pare. Ok, da qua non mi dovrebbero vedere. C'è una botola, non mi dire. Dopo. Che cazzo succede? Il generatore è morto. E si è spento da solo. No, c'è qualcuno. Manuale. Meglio controllare. Tutti con me. Ah, devo aspettare. Come faccio a sapere che se ne sono andati? Mi ricordate perché ho fumato? Chi c'è? Non sembra rotto. E come lo sai, Einstein? Se fosse fuso ci sarebbe del fumo. Beh, di certo ora non funziona. L'interruttore di emergenza. Topo forse, si è incastrato e l'ha attivato. Questa parte. Un topo? Solo un enorme ratto potrebbe riuscirci. Allora non lo so. Facciamo piano, sono ancora qui vicino. Mamma mia. Arrivo, Axel. Di certo non me voglio scappare da solo.
Quanto manca? Ci siamo quasi. La navetta è poco più avanti. Spero solo che la tua nave sia ancora lì. Speriamo, guarda. Sevastopol non è proprio come ti aspettavi, eh. Non penso che nessuno si aspettava nulla di simile. Andiamo qua. Non dovrei nemmeno essere qui. Sarei dovuto partire la settimana scorsa. Sevastolink, personale, rimando quello che cercavo. Il capo non se ne accorgerà nemmeno. Quando si chiude una stazione si perdono sempre molte cose. Non preoccuparti nemmeno della dogana. Sinclair ha detto se non mi archio. Saranno certo troppo impegnati a oziare o prendere mazzette per raccogliere. Dunque raccogli quel che semi, direi. Oh, da sbloccare in due. Si deve fare. Lavoro per due, vuol dire che c'è bisogno di due persone che agiscono da due console diverse, simultaneamente. Molte persone qui non si conoscono. E questo è il modo più certo per tenere tutto sicuro e far sì che nessuno venga in mente. Ah. Bene, ho capito. Quanto è l'ora? Sono noi, nessun altro, non possiamo cedere alle suppliche, alle storie, alle strappalacrime di nessuno. Avevo un gruppo prima. Non siamo stati rigidi, ora sono rimasto solo io. Non fidatevi di nessuno. Già. Inventario. Evitato prendere qualsiasi cosa, togliere dalla lista senza aspettare prima. Io voglio prendere invece tutto. Prendere munizioni, due zone, ho trovato delle medicine prescritte. Tutte per la stessa persona. Non le serviranno, non le serviranno più. Informazioni penso forse utili? Forse. Ah, un limite raggiunto dei pezzi di metallo. Vorrei vedere una cosa. Aspetta un attimo. Per creare pezzi di metallo? Non so se è il caso di crearselo effettivamente. Comunque vabbè. Ripristinare corrente, come sempre. È bloccato! Quegli stronzi ci hanno isolati! Ho capito. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente, ecco, per aprirlo. Io mi occupo di questa, tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Come per l'appunto diceva... E... forse qua... Come diceva appunto il terminale, questo c'era scritto. Pronta? Al mio tre. Uno, due, tre! Oh, oh. Axel, dietro di te! Cavolo! Salva Axel, aspetta! Fanculo! Venite qui, ho trovato il nostro ladruncolo del cazzo! Non pensavi di prendere quello che ti pare? Lasciami, stronzo! Non fai più! Ok. Oh no! La pistola, così ci siamo fatti sentire. Cazzo. Andiamo, gli altri stanno arrivando. Porca miseria. Dobbiamo andare, ora! Ehi, bastardi! Muoviti! Oh, aspetta! Sparategli! Cazzo, è morto. L'hanno ucciso. Aspetta. Oddio. L'hai ucciso! Perché stava per uccidere me? Mi hai salvato la vita. È questione di sopravvivenza. Lo capisci? Hai sentito? C'è qualcosa? Axel. Oh, oh. Ma che roba è? Ali. E beh, cominciamo bene. Troppo presto. Dove devo andare? Aspetta. Io da dove sono venuto? Da là. Devo proseguire. Madonna mia, bro. Porca miseria. Ah, sono io che... Chiamiamola la navetta.
Arriva, ti prego. Eccola! Ma che cacchio devo fare? Voglio entrarci! Fatemi entrare! Oddio! No, no, no! No! Quanto tempo fa, se c'era 10 minuti fa? No! Ma no! No! Ma non è possibile! Dobbiamo fare piano qui, non accendere la torcia. Da qua! No! Allora, qui prima sono morto. Io non ho capito. È successo tutto così in fretta. Ora dovevo entrare e premere forse subito il pulsante per chiudere, non lo so. Ok, chiusa. Fammi salvare il gioco, fammi salvare il gioco. Salvataggio automatico. Trovo l'ascensore per la sex communication, ok. E ora quindi dove ci troviamo? Si è aperto. Io non so. Stazione al servizio della Sixon Communication Technologies, dei servizi di supporto tecnico e della Gemini Exoplanet Solutions. Torcia. Codice d'accesso richiesto. Siamo in un'evitata di sentire quelli che non servono per attivare altri. Studia la mappa a destra della schermata con mouse. Accede a nuove aree, prendi lo stile, fai tentativi. Trasporto, compilare l'apposito modulo. Forse di qua. Fattene! Ehi, venite qui! C'è qualcuno! Oh, ma che vuoi? Tutto andrà bene. Un sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Niente detto. Una cellula dati? Dove caspita? Forse lui stava tra le scorte come noi. Vuoi veramente rischiartela così? Ok, proviamola e facciamola fuori. Perché dovete andare contro? Qual è il vostro problema? Di qua! E mo? Ma dove vado io? Oh Cristo!
Però è fermo là. Cazzo! Porca vacca, no. Stavo dagli più recente questo. Ho fatto 3 minuti fa. Ok, forse andare qua l'oliga. L'oliga. Oh mio Dio. Ma che senso? La stazione è un casino. Abbiamo solo fatto il nostro dovere. Che cos'è? Oh, creepy. Oh, madre tanto. Aspetta. Medico, costruisci. È tutto costruito. Attiviamolo. Boom. Ok, ora sto meglio. Faccia plasma. Ora ho rischiato, eh. Allora, vediamo un po'. Ho fatto fuori uno. Devo aspettare quello là se ne va dall'altra parte. Se devo aprire la porta, quantomeno. Meglio se. Ok. Io se non sarà accorto. Ok. Allora, dove siamo di bello? No, non posso molto tranquillo. Credo sia andata di sotto. Forza! Oh. Dove sotto? No, non ci vengo laggiù. Fai bene, non andare. Ha preso il tuo apparecchio. Non funzionava. Saliremo in un altro modo. Siamo qui già da troppo tempo. Oh, oh. Alien nei paraggi. Allora, dove eravamo arrivati? Io volevo solo un salvataggio, se era possibile averlo. Ma qui dove era passato Alien? Ho dato un salvataggio. Oh! Salvataggio. Appena il tempo. Un revolver, apriamo l'arma. Bene. E funziona così, col clic destro si mira. Ottimo. Bello, avere un'arma mi sento forse meglio. Molto meglio. Rumori, no, mi piacciono. Nascondiamoci. Ma non te sto nascosto, che ci concludo io. Poco. Che bello, vediamo. Ah, che bello. Vedere questo spazio aperto, guarda, mi fa sentire meglio. No.
No, dispositivo non valido. Cavolo. Malissimo. Batteria a scarica. Tessera d'accesso. Dov'era sta tessera? Dove ci portava? Quale porta apriva questa? Sì. Sta concentrata. Accesso non autorizzato. Isolamento di sicurezza avviato. Attendere il controllo di sicurezza. Oh, mi sono perso qua. Questa musica non mi piace. Di cosa devo fare esattamente della mia vita? Scatola nera, madonna mia. Non mi piace sto suono. Ma solo ora l'ho capito. Quanto ci, cioè, ci vuole la laurea per capirlo. Datemi un salvataggio, datemi un salvataggio. Aspetta, siamo di nuovo qua. Solo che forse adesso differenza. Qua è il salvataggio. Sì. Prima cerchiamo di capirlo di nuovo questo fatto. Allora, ora l'ho capito come si fa. Ok, era questione di capirlo un attimo. Terminale, cosa c'è? Personale, condivisa, pubblica. Vabbè, poi me lo leggo meglio, magari vediamo. Boom.
la spranga. Aspetta. Veloce. Basta non mi spuntare, guarda. Dove ci troviamo esattamente? Aspetta, sto posto mi è familiare. Ah, vedo qua. Veloce, 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 veloce. Allora, cos'era? Era questo. 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 Che devo fare qua? Giù per l'ufficiale Waits. Qui è Porter, il capo, nella sala supporto tecnico. Guarda, non c'è niente in questa scatola nera, Waits. Abbiamo violato non so quanti accordi di riservatezza aziendale e non abbiamo trovato niente, a parte il logo della Weyland Yutani e dei file vuoti. Ora, queste cose sono fatti per durare. Quindi o qualcuno sul Nostromo ha chiesto al computer di bordo Mother di svuotarla, o i dati sono stati danneggiati prima che arrivasse qui. Potrei sapere perché questo compito sarebbe prioritario. Ok, bene. A questo punto, arrivato qua. Qui c'è questo qua, ti arrivo dove nasconderti, ma non è che abbia bisogno di questa cosa qua, cioè non voglio nascondermi. Ora che devo fare arrivato qua? Niente. Con questo salvataggio mi sa che chiudo, che mi sto confondendo tantissimo. Certo, la cosa più opportuna sarebbe quella di riuscire a trovare una via di fuga, sapere quello che devo fare, e così che la prossima volta che devo riprendere, riprendo da un posto più tranquillo, calmo, sicuro. Ma sinceramente no, basta anche così, direi. Oh, per il momento è tutto, spero di riuscire a portarvi un terzo episodio, perché veramente questo gioco è... No, io i giochi horror non fanno per me, veramente non fanno per me, quindi bella lì.